Amici di motorsport.com, ciao a tutti e bentrovati a questo nostro nuovo report. Ve l'avevamo promesso, ce l'avete chiesto in tantissimi. Andiamo ad analizzare nel dettaglio l'89esima edizione della 24 ore di Le Mans, il big event, la corsa più attesa e più vista a livello mondiale. E ovviamente per andare a conoscere nel dettaglio tutto quello che è successo al circuito della Sarthe, siamo in compagnia del nostro responsabile di sezione per le gare Endurance e Turismo, il nostro Francesco Corghi. Ciao Francesco. Ciao Marco, buongiorno a tutti. Allora, amici di motorsport.com, se non l'avete ancora fatto, io vi invito ad iscrivervi al nostro canale attivando la campanellina delle notifiche per essere sintonizzati su tutte quelle che sono le nostre ultime uscite video. E adesso entriamo nel vivo dell'azione, perché si è scritta una pagina di storia importante con la vittoria, la doppietta della Toyota in categoria Hypercar, la numero 7 di Kobayashi, Conway, Lopez, davanti alla numero 8 di Brandon Hartley, Kazuki Nakajima e Sebastian Buemi. Insomma, diciamo che i pronostici della vigilia sono stati rispettati. Sì, sono stati rispettati, diciamo, in tre categorie su quattro, più o meno, almeno per quelli che erano stati i pronostici che avevamo fatto nel report pre-gara, se l'avete seguito. Sono molto contento per la numero 7, per la Toyota, che si è scrollata di dosso tutta la nera che si portava dietro fin dai tempi dell'LMP1, perché storicamente non ha mai avuto fortuna questa macchina, nonostante le prestazioni comunque fossero buone. Per assurdo è stata una gara stregata per la gemella, la numero 8, perché fin dal via è successo subito un padatrack, ma in generale comunque è una gara che appunto fin dalle prime ore ha regalato diversi spunti. Poi ci sono stati alcuni tratti, se vuoi, un po' noiosi, però anche se andate a vedere cosa è successo all'ultimo giro, conferma che al giorno d'oggi le gare endurance, comprese le 24 ore, sono diventate alla fine delle gare sprint dove tutto può accadere. Una gara ricca di colpi di scena e di sorprese fin dall'inizio, come giustamente hai già anticipato tu, perché la numero 8 alla prima staccata dopo ben due giri dietro la safety car in occasione di un violento acquazzone che si è scatenato nelle primissime fasi, poc'anzi prima dell'inizio della 24 ore di Le Mans, la numero 8 è stata tamponata dalla Glickenhaus di Oliver Pla, andando di fatto a compromettere sin da subito tutta quella che era la sua gara, le proprie aspettative, e costringendo il pilota di quell'occasione, Sebastian Buemi, a una rimonta quasi improba per quelle che sono state poi tutto ciò che abbiamo visto in gara, e quindi ci ha privato di fatto di una lotta al vertice. Sì, tra l'altro, se vogliamo, si può anche dire che a Buemi è andata di lusso, perché la botta è stata veramente importante, tant'è vero che la Glickenhaus di Pla, che è la 708, che fra l'altro è riuscita ad arrivare quarta e come migliore delle due 007 LMH, ha rotto tutta la parte anteriore destra, infatti si è dovuta fermare a cambiare il muso, eccetera. Buemi, nonostante abbia preso una discreta botta alla posteriore sinistra, si è solo girato, poi si è dovuto fermare per fare un reset e controllare che tutto il powertrain funzionasse, e da lì in poi è iniziata quella che è stata una gara arrancata e di rimonta, perché comunque altre due volte ha avuto qualche problemino tecnico, quindi è stato costretto a fermarsi a bordo pista per un reset. Insomma, quando prima dicevo gara stregata per la numero 8, mi riferivo a questo. Di contro, questa è stata la fortuna della numero 7, perché ha potuto fare tranquillamente la sua corsa, senza peraltro incorrere in quelli che potevano essere ordini di scuderia, che avevamo già visto per esempio a Portimao, dove per ordine interno la Toyota ha definito che le macchine da un certo punto in poi devono mantenere le stesse posizioni. Stavolta non c'è stato questo problema, e la 7 non ha avuto grossissimi problemi, anche se anche lei ha avuto la necessità di fare un reset un paio di volte, ma nulla di troppo grave, e quindi di fatto comunque si è materializzata quella che a tutti gli effetti era una doppietta annunciata e che poteva essere messa solo in dubbio dalla Toyota stessa. Cioè la Toyota di fatto è andata a correre contro se stessa. Senti, io l'impressione che ho avuto
è che comunque Toyota non abbia spinto al massimo del proprio potenziale con la GR010 Hybrid, perché comunque, come hai già giustamente detto tu, era forte e consapevole di tutto il proprio potenziale, di tutto il proprio background e soprattutto del fatto di non avere veri rivali se non alla partenza, perché ricordiamo, risultati alla mano, è stata doppiata la numero 8 di Buemi Nakajima e Hartley due volte e sono stati rifilati quattro giri all'Alpine LMP1 di Lapierre, Negrao e Vaxivier, e invece sono stati rifilati altri quattro giri alla 708, la Glickenhaus, e altri sette alla seconda Glickenhaus. Di fatto l'impressione che ho avuto io è di una gara condotta da entrambe le vetture con un po' il gomito fuori dal finestrino, e secondo me questo può essere un buon punto di partenza per quanto riguarda l'affidabilità, ma neanche troppo, perché tu l'affidabilità di una vettura da corsa la metti veramente alla prova nel momento in cui la tiri al massimo, e sono curioso di vedere nelle prossime edizioni della 24 ore di Le Mans e del Mondiale Endurance, quando arriveranno contender e competitor che, verissimo, sono lontani da questo tipo di palcoscenico da anni, ma che sicuramente non arrivano per arrivare secondi. Mi sto riferendo a quelli che possono essere Ferrari su tutte, Peugeot, Audi, Porsche e tutti coloro che si andranno ad aggiungere. Sì, assolutamente. Fra l'altro, da un certo punto di vista, come chiave di lettura, si può anche dire che questa Le Mans, per quanto riguarda la classe hypercar, ognuno correva per se stesso e per arrivare alla fine, aspettando quelli che potevano essere il corso degli eventi. Giustamente hai fatto notare che probabilmente le Toyota non hanno spinto al massimo in quanto prestazioni. Uno, perché comunque le condizioni non erano facili, tant'è vero che l'acquazzone all'inizio e soprattutto quello nella serata di sabato, che ha rimescolato un po' le carte anche nelle altre categorie, ha colto un po' tutti, non dico di sorpresa perché alle mani queste cose si sa che ci sono, però comunque ha messo tutti nelle condizioni di dire beh, facciamo che alziamo il piede, cerchiamo di portare la macchina al traguardo. Come dicevo prima, le Toyota correvano contro se stesse, cioè contro quelli che potevano essere i gufi del malaugurio che dal 2016 si tirano dietro, perché da quando uno perde una Le Mans a due minuti dalla fine è ovvio che dopo si scatenano illazioni e battutacce, anche di cattivo gusto. L'Alpine si sapeva che in quanto prestazioni è stata chiaramente piallata dal Balance of Performance, perché la LMP1 per ovvi motivi strutturali e tecnici sono state rallentate e zavorrate per andare come le hypercar, se non fosse che comunque hanno il grossissimo problema di avere il serbatoio più piccolo, e quindi anche al team Signatec avevano detto che loro puntavano a fare una dozzina di giri più o meno, però il fatto di doversi fermare prima chiaramente ti pone nella condizione che o vai molto più forte, quindi recuperi quando sei in pista, o se no automaticamente con dei pit stop in più non vai molto in là. E la Glickenhaus ha portato a termine quella che è stata la sua prima Le Mans della storia, quella che è stata la prima Le Mans di queste due hypercar che hanno mostrato di avere dei limiti anche prestazionali, perché comunque devo dire che quando la macchina è riuscita a salire al terzo posto, previo errore dell'Alpine, perché Vaxivier si è andato a insabbiare nella prima chicane del rettilino 1DR, quindi ha dovuto chiamare i carri attrezzi, che la tira con la gru, l'hanno tirata fuori, insomma ha accumulato del ritardo. La Glickenhaus ha tenuto il terzo posto per quello che poteva tenere, almeno con la numero 708. La 709 fin dall'inizio non è stata all'altezza, ha avuto qualche problemino, quindi alla fine era finita addirittura lontano dalla top 10, è superato dall'LMP2, poi ha recuperato, ha chiuso quinta assoluta, però diciamo che per quelli che potevano essere pronostici, ognuno è arrivato nella posizione in cui sarebbe dovuto arrivare sulla carta. Senti, tu hai citato il 2016 e ieri si è verificata una situazione analoga, però scendendo di categoria, ovvero in LMP2 mi riferisco a quanto è successo all'ultimo giro
alla vettura del team WRT, condotta tra gli altri in maniera egregia, e sottolineo quattro volte egregia, da Robert Kubica, alla sua prima esperienza al circuito della Sara, alla 24 ore di Le Mans. Un Robert Kubica che nelle sue due precedenti apparizioni in gare Endurance da 24 ore non era riuscito a vedere la bandiera a scacchi. Giovedì aveva raccolto delle sue dichiarazioni in cui diceva che sperava finalmente di riuscire a vedere la bandiera a scacchi, e anche questa volta purtroppo la sfortuna non sembra voler abbandonare il polacco, perché a un giro dalla fine si va a fermare la WRT numero 41 con IFA alla guida. Situazione incredibile, che di fatto priva il team di una doppietta, perché a conquistare il successo è stata la gemella condotta tra gli altri da Habsburg. Sì, mi è scappato un mezzo sorriso, perché conferma che Le Mans non è finita fino a che non è finita. E diciamo che in WRT quella che poteva essere una grandissima doppietta, peraltro contro i pronostici, perché Jota e United Autosports hanno avuto i loro problemi, e che erano poi le ORK favorite. Le due invece della WRT sono andate benissimo. WRT, tra l'altro, che è all'esordio quest'anno. Era la sua prima apparizione, tra l'altro, esatto. Sì, con i prototipi. La macchina di Kubica è quella che corre nella Helms, European Le Mans Series. E a un certo punto ho anche pensato che ci fossero degli ordini di scuderia, perché la 31, che è poi quella che ha vinto, in realtà è quella che è iscritta al WEC. E quindi temevo che dicessero a Kubica e compagni di farsi da parte. Alla quando Fernando is faster than you, ecco, giusto per... Sì, che sono quelle cose che, sì, diciamo, dal punto di vista regolamentare sono consentite, sportivamente parlando non sono belle, né per chi guida, ma neanche per chi guarda le gare. E, detto questo, bisogna dire che la numero 31, che aveva condotto fin lì molto bene, a un certo punto si è ritrovata la seconda dopo... mi sembra il terzultimo pit stop della domenica mattina, se non vado errato. A quel punto lì si sapeva che poteva anche rimanere così la situazione. È salito in macchina sulla 41 il cinese Ye, che è andato benissimo, perché è riuscito a gestire anche una situazione che, per quelle che sono le informazioni che abbiamo raccolto, non era facile, perché c'era un sensore legato al pescaggio del carburante che non era molto ben funzionante, e quindi consumavano più benzina, a quanto pare. C'era lo spauracchio di dover fare una sosta in più, e alla fine ieri era riuscito praticamente a portare a termine, perché ha superato il traguardo, era primo con un buonissimo vantaggio. Superato il ponte Dunlop, nella discesa la macchina si è proprio spenta, perché si è visto, i fari si sono spenti. Allora all'inizio uno poteva pensare che avessero appunto finito la benzina, visto appunto i problemi di consumi e quant'altro. In realtà pare che sia stato un problema elettrico o comunque legato all'elettronica, che di fatto ha fatto morire lì la macchina. Sono quelle cose che ti tagliano le gambe. Forse paradossalmente sarebbe stato meno peggio perdere la Le Mans facendosi da parte per far passare i compagni di squadra. Certo che dopo 24 ore, perché il tempo era scaduto, sì. Quindi sono 24 ore tonde. C'era già il Marshall con la bandiera a scacchi. Sì, che tu hai. Sì, che tra l'altro dopo anche di quello ne parliamo, perché mamma mia, è successa una roba mica da ridere. Appunto, finita la gara, cioè finito il tempo, uno dice, anche questa è fatta, in realtà no, fa male, dispiace soprattutto per Robert, ma anche per Ye e delle Trust, che sono i suoi compagni, che erano stati veramente, veramente bravi all'esordio, appunto, in una gara del genere, e un team che era all'esordio in una gara del genere. Quindi diciamo che un applauso di incoraggiamento per il futuro se lo merita. No, ma anche più di uno, perché veramente stavano facendo una cosa davvero egregia. Invece scendendo in classifica e tornando a quello che è successo sabato sera, mi riferisco nello specifico al team Richard Mille, la vettura numero uno pilotata esclusivamente da un equipaggio femminile, tra cui Tatiana Calderon e Sophie Flörsch.
È successo un qualcosa di particolare perché all'ingresso delle curve Porsche la Flörsch è incappata in un incidente, un'incomprensione con un altro prototipo. Di fatto la macchina, la vettura si è messa di coltello perpendicolare rispetto a quella che è la direzione di marcia, venendo poi in un secondo momento centrata in pieno senza troppe conseguenze da un altro prototipo sopraggiungente. Ecco, diciamo che quello che si è visto dopo è una scena quasi comica, nel senso che chi ha visto la 24 ore di Le Mans sa benissimo a cosa mi sto riferendo, invece chi non l'avesse fatto vi invito a cercare il video su internet, perché si vede Sofì che cerca di riattivare e far ripartire il prototipo che era rimasto in prima, quindi non poteva né fare retromarcia né giustamente muoversi. Il problema di fondo è molto semplice: nel momento in cui è stata colpita dall'altro prototipo si è attivato il sensore dell'impatto laterale dei G, quindi di fatto la gara della Flörsch era finita in quel momento con l'arrivo della medical car del Marshall, che doveva unicamente accompagnare la pilota al centro medico per gli esami di rito. Sofì stava bene, non era successo praticamente niente, la vettura era sana e salva, però è una situazione che trovo abbastanza kafkiana e che mi ha lasciato un sorriso amaro, ecco, perché da un pilota comunque con quell'esperienza uno si aspetta qualcosina di più. Faccio una chiosa polemica, volutamente. Nel momento in cui sei più famosa per essere scampata un incidente del calibro di quello che è sostenuto a Macao rispetto ai risultati, ecco, diciamo che la mediaticità che ti porti attorno è un'arma a doppio taglio, nel senso che devi essere all'altezza del personaggio mediatico che ti sei creato, e in questo momento la Flörsch è tutto meno che questo. Sì, si può tranquillamente dire questo, non ce ne voglia Sofia, ma le prestazioni cui è chiamata non le sta tirando fuori, né nel WEC ma neanche nel DTM dove quest'anno corre. Ma neanche nel campionato, nella Formula 3 dell'anno scorso, cioè sì. Stiamo parlando di un pilota che quando va bene è a ridosso dell'ultima posizione. Sì, ma ci sono diversi piloti che dalle monoposto sono passate al GT e sono andati forti. Uno su tutti, Callum Mailot, che ha fatto podio ieri in EM, e poi arriveremo a parlare anche di questo. Ma anche Niklas Nielsen, ecco, giusto per sì. Darne. Quindi, cioè, bisogna comunque ragionare nel complesso. Allora, intanto bisogna fare una premessa. L'incidente è arrivato in un momento che erano le 9 di sabato sera, nel quale quella pioggerellina di cui parlavamo prima ha cominciato un po' a rimescolare le carte. E fra questi c'è stato l'incidente fra le due macchine della United Autosports alla prima curva, che è andato benissimo ad entrambi i piloti, perché la 32 di Maldonado ha tirato letteralmente dritto senza impostare la curva, scivolando sul bagnato, e ha centrato in pieno la gemella 23, che poi è ripartita comunque. E quindi situazione un po' particolare, ci sono dei doppiaggi, ci sono delle GTE davanti, si arriva appunto nel rettilineo che scende verso le curve Porsche, c'è questa collisione, tra l'altro con la Aurus numero 26 della G-Drive di Colapinto, che era una delle macchine in lizza per il successo fin dal pre-gara, ma anche in quel momento era lì a lottare per il podio LMP2. La Flörsch si gira, collisioni ci possono essere, contatti di gara, si mette perpendicolare alla pista, poi innesta la retromarcia e quello che poteva essere un minimo spazio per chi doveva passare, improvvisamente non c'è più, perché lei proprio si pianta in mezzo. A quel punto, anche dal camera car si vede, lei incomincia proprio a smanettare sul volante. Sì, perché non riesce più proprio, sembra proprio che vada nel panico. Poi si vedono proprio da di fianco, si vedono due fanali e poi un gran botto. Lei non se ne rende neanche conto dei fanali che stanno arrivando, tant'è che ancora intenta. Sì, poi è vero che dall'abitacolo lì sei molto basso, col casco fai fatica con l'ansia, magari. Non riesce a girarti, beh, certo. No, però comunque è la numero 74 del Racing Team India, la Ligier, che arriva a bomba, probabilmente non se ne rende conto. C'erano due bandiere gialle. Non è stato avvisato anche via radio, magari ci sta. Sì, quindi insomma diciamo che anche lì non è stata una bella situazione. Riceve questa gran botta, Sofia
da ottimo pilota in quanto a reazione, tira su le mani, stacca le mani dal volante e poi ricomincia come se nulla fosse a smanettare sul volante. Non riesce a fare quello che deve fare, inizia a cercare in tasca e tira fuori un telefono. Questo telefono, vedi, si cava proprio il guanto, cioè c'ha tutte le unghie rifatte, benissimo, inizia a cercare i numeri, telefona ai boss per sapere che cosa deve fare. Perché a quel punto lì, non so, il panico ha preso il sopravvento. Descrive la situazione, dice che la macchina in prima non va, dal box gli dicono però fare un reset. Diamo il beneficio del dubbio che magari la radio potesse non essere più funzionante, ecco, usiamo il beneficio. È una situazione particolare che tendenzialmente si vede più nei rally, perché nei rally sei a chilometri sulle montagne rispetto a dove è il parco assistenza, quindi ovviamente non esiste la radio. Su un circuito come Le Mans potrebbe essere che in quel punto lì magari la radio non prendesse bene, allora nel dubbio prendi fuori un telefono o comunque magari con la macchina che si è spenta e andata in stallo, anche lì i cablaggi hanno fatto caput. Certo è che lascia, appunto, come dicevi te prima, lascia un po' pensare il fatto che ci sia un commissario che inizia a bussarti nello sportello dicendo devi uscire. Te lo apre. Sei in una posizione Sofia pericolosa. Sofia is over. Cioè, sì, Sofia è finita, esci. Sei in una posizione pericolosa, cioè poteva finire veramente male, perché tra l'altro col bagnato, cioè con l'umido, con le macchine che arrivano, lui e quant'altro, già uno ti ha preso contro, e tu non ti togli di mezzo, lì secondo me ha creato una situazione di estremo pericolo per sé, per gli altri e anche per i commissari. E ovviamente la macchina si è ritirata, questa cosa è stata lasciata passare un po' in cavalleria. Secondo me è stata una situazione veramente pericolosa e che forse meriterebbe più attenzione anche dalla direzione gara. Dopodiché ognuno farà le sue considerazioni. Certo è che dispiace vedere finire una gara in questo modo, soprattutto per uno dei due equipaggi femminili che erano iscritti alla gara. Esattamente, oltre alle Iron Dames. Rimanendo in LMP2, prima di spostarci verso i trionfi Ferrari in categoria GT e Pro e GTM, vorrei fare un plauso invece all'equipaggio che è arrivato in 32esima posizione assoluta, quindi ragazzi un risultato di tutto rispetto, mi riferisco a Takuma Oki, Nigel Bailey e Mathieu Leyer a bordo di un Oreca 07, sono arrivati a un giro di ritardo dalla vettura che era avanti a loro, 37 giri complessivi rispetto all'Hypercar Toyota numero 7, ma che particolarità ha questo team, Francesco? Particolarità che il team della filiera di Frédéric Sossé, che se vi ricordate è il pilota quadri amputato che prese parte a Le Mans alcuni anni fa, quando ancora le LMP2 erano vetture scoperte, non avevano la calotta, diciamo, sopra l'abitacolo. E Sossé che ha messo in piedi questo team per dare una possibilità a tutti i piloti disabili che vogliono appunto cimentarsi in quella che è un'esperienza di guida, è un'esperienza veramente indimenticabile alla fine, come può essere la 24 ore di Le Mans. Personalmente sono un pochino arrabbiato perché non hanno dato molto spazio a questo team come l'avevano dato a Sossé a suo tempo. Cioè, quando c'era Sossé che guidava, lo inquadravano spesso, facevano interviste, approfondimenti ai box. Quest'anno io la macchina l'ho vista inquadrata poche volte e una di queste per un test a coda che c'è stato la prima curva. Secondo me portare a termine nelle loro condizioni una gara come Le Mans in 32esima posizione assoluta, oltretutto su 60 partenti e passa, ecco, diciamo che esatto, su 61 perché uno si era il team era si era dovuto ritirato anzi tempo, sì, prima della gara, e credo sia stata veramente una grandissima impresa. Poi ripeto, ognuno fa, anche qui farà le sue considerazioni, però io credo che Frédéric Sossé e tutta la sua appunto filiera meriti veramente un grandissimo applauso e abbraccio per quello che hanno fatto. Così come un grandissimo applauso e abbraccio merita AF Corse, che conquista la sua quarta 24 ore di Le Mans, ci riesce con la vettura numero 51, pilotata da Alessandro Pierguidi, Comme le Dogar
e James Calado, secondo successo per Pierguidi e Calado, prima affermazione invece per Ledogare, una Ferrari che è stata in testa praticamente dall'inizio alla fine. Abbiamo visto, come avevi già giustamente anticipato tu in occasione del pre-gara della 24 ore di Le Mans, una Corvette che è ritornata in forma, ma parliamo di questo successo della Ferrari. Allora, secondo successo in una 24 ore in un mese per la Ferrari. Perché meno di un mese, perché sì, beh, praticamente a Spa si era corso fine settimana di luglio, che era a cavallo col primo di agosto, e sì, facciamo in 20 giorni la Ferrari si porta a casa due delle 24 ore più importanti nella storia del motorsport e del calendario motoristico internazionale. E ancora una volta la 488, pur avendo i suoi anni, dimostra di essere la vettura di riferimento per la serie. E Calado, Pierguidi, secondo me non si discutono come piloti, punto. A questi hanno aggiunto Ledogare, che l'anno scorso fece la pole in AM, ma che è uno dei piloti, secondo me, è meglio trattati e meglio cresciuti, perché lui si è fatto un sacco, ma veramente un sacco di gavetta nei monomarca, e ha imparato realmente come si guida una GT, e qui ha trovato la sua dimensione. Quest'anno è stato promosso nell'equipaggio Pro, quindi era veramente un bel esame di maturità, l'ha superato alla grande per quanto mi riguarda, e per dire, a F Corse non ha sbagliato nulla. Cosa che invece, per dire, in Porsche hanno di che recriminare. Non hanno avuto, se vuoi, fortuna, perché all'inizio nel caos ci sono stati incidenti, testa a coda, contatti e quant'altro. Però alla fin fine le 2911 non hanno avuto mai il passo per giocarsela. Le Corvette, come appunto facevi presente anche tu prima, sono venute fuori la distanza. A un certo punto si sono anche ritrovate in testa per alcuni giri, perché dopo la safety car, una delle safety car, le strategie si sono incrociate. A Le Mans bisogna anche ricordare che le safety car entrano da un lato e dall'altro della pista, quindi anche lì uno rischia di avere mezza pista di vantaggio. Quando rientra i box, c'è il semaforo rosso, devi aspettare che passino tutti e poi dopo puoi rientrare, e lì chi ha vantaggio magari lo perde, oppure uno può veramente allungare. Le Corvette avevano incrociato le strategie, erano state davanti, poi la 64 si è allontanata e la 63 alla fine si è ritrovata sempre a rincorrere con una quarantina di secondi, 30-40 secondi di ritardo. Però bisogna dire che Calado, Pierguidi e Ledogare sono stati perfetti. A questo dispiace non poter aggiungere il risultato della 52, perché comunque Molina, Bird e soprattutto Daniel Serra si erano dimostrati velocissimi per tutte le prove. In gara invece non hanno avuto un gufo sulla spalla, probabilmente, che prima gli ha fatto rompere una sospensione durante la notte e poi un'esplosione di una gomma domenica mattina. Peccato, perché quella che poteva essere una, non dico facile, però molto probabile doppietta della Ferrari, alla fine non è arrivata in classe Pro. Poi, se vuoi, possiamo dire che c'è stata una doppietta Ferrari, perché in AM invece... E guarda, mi hai anticipato, perché adesso faccio un po' il campanilista, ne parlo anche con orgoglio, perché a vincere in classe GTAM, sempre al volante di una 488 del team AF Corse, assieme a Niklas Nielsen e François Perraudeau, c'è anche il mio comprovinciale, ecco, varesino, Alessio Rovera, alla sua prima apparizione alla 24 ore di Le Mans. Veramente questi ragazzi hanno fatto un qualcosa di clamoroso e... guarda, mi mancano anche le parole da un certo punto di vista, perché davvero hanno rifilato sonori schiaffoni a quella che era la rivale per antonomasia di questa 24 ore di Le Mans di categoria, e sto parlando dell'Aston Martin, del Team TF. Sì, direi che clamoroso è
è quello che definisce meglio la situazione di questo equipaggio, perché comunque ricordiamo che lo stesso Alessio Rovera era all'esordio alle mani. In quanto campione in carica del GT italiano, non è che puoi tirartela e dire ok, adesso sono un pilota. Da quello che mi dicono, tra l'altro, Alessio è uno che è molto dedito al lavoro e lo fa con estremo impegno e anche consapevolezza del fatto che lui è l'ultimo arrivato. È un pilota di un'umiltà clamorosa, questo te lo posso assicurare, l'ho visto in diverse occasioni, e da come si pone, da quello che ha voglia, anzi da quello che voglia, da come si pone nei confronti di chi ne sa di più di lui, ha una voglia di imparare clamorosa, unita a un piede destro devastante dal mio punto di vista. Sì. Però sai, un conto è porsi magari davanti alle telecamere e a parlare con gli amici e gli addetti ai lavori, un conto è proprio quando sei dentro al box che devi fare determinate cose, e lui sta facendo un determinato percorso di crescita che lo conferma come uno dei migliori prospetti futuri del mondo Ferrari GT. Allora, come hai detto tu prima, diciamo che è stata una bella gara in lotta con le Aston. Da un certo punto di vista, la fortuna della Ferrari di F Corse è stata quella che la Aston Martin numero 98 ha avuto un incidente, quindi è stata messa fuori gioco praticamente subito, perché erano passate circa 3 ore, mi pare, quando Marcos Gomez è andato dritto all'imbocco delle curve Porsche. Le immagini non hanno chiarito bene la dinamica del perché abbia avuto questo bruttissimo incidente, dal quale per fortuna è uscito sulle sue gambe, perché la botta è stata veramente terrificante. La Aston Martin numero 98, che è quella della Northwest AMR di Paul Dallalana, del mitico Paul Dallalana, ancora una volta Le Mans incappa in qualche stregata per lui. Sì, dispiace, perché comunque Paul è un pilota simpaticissimo, che è, diciamo, uno dei simboli anche dell'endurance del WEC, quindi lui e poi c'era anche Nicky Thiem, che è stato mandato da Aston Martin proprio per cercare di imporsi. Questo ha messo fuori il gioco una delle due Aston più temibili. La seconda più temibile era la 33 di TF Sport, Keating, Pereira, Fraga. Tutti e tre sono piloti molto, ma molto bravi. Ben Keating, per quanto sia un bronze, è velocissimo. Viaggia. E quindi c'era il dubbio che questa macchina potesse realmente mettere i bastoni fra le ruote alla 83 di AF Corse. Anche perché, se vogliamo fare un confronto, Ben Keating e Perrodo, nettamente meglio Ben Keating, almeno secondo il mio parere, poi che anche per Rodo sa guidare, per carità. E quindi, una volta saliti in testa, la difficoltà più grossa è stata rimanerci, perché comunque l'Aston ha beneficiato di diverse slow zone e anche di un paio di safety car per riavvicinarsi. E bisogna appunto fare un applauso grandissimo a Rovera e Nielsen, che quando sono saliti in macchina per i loro stint, soprattutto durante la notte nelle condizioni di umido, sono stati perfetti. Un'altra categoria. Sì, anche lo stesso Rovera ha fatto solo un test a coda, lui tranquillissimo, si è rigirato ed è ripartito come se nulla fosse. E in una gara come Le Mans, dove tu arrivi al traguardo e hai quello dietro a pochi secondi, cioè ti fa capire che quella che è stata un'impresa, magari da fuori, anche da dentro, deve essere considerata un'impresa. Dispiace non aver visto i loro compagni di squadra potersela giocare, perché la numero 54 di AF Corse con Castellacci, Flore e Fisichella ha avuto un problema domenica mattina, proprio nel momento in cui stavano rimontando, e quindi era in lotta per il podio, tra l'altro. Sì, assolutamente. E peraltro, per assurdo, potevano un pochino insidiare quella che era l'Aston. L'unica Aston è rimasta in lotta, perché la 95 non è mai stata in lizia, e la 777 di B-Station, dei due giapponesi, tra l'altro, che erano all'esordio, Le Mans,
mentre si era ben distinta nelle altre gare del WEC, qui ha sofferto parecchio, anche se alla fine comunque è riuscita a risalire la china con molta pazienza. Poi, se vogliamo completare il discorso Ferrari, è molto bello il podio ottenuto da Aaron Dings. Una situazione veramente clamorosa per il cavallino che, come già giustamente anticipato tu, nel giro di 3 settimane praticamente conquista due delle 24 ore più famose del mondo. E anche in questo caso fa piacere vedere come al volante di una vettura italiana ci siano dei piloti italiani, segno che comunque a Maranello si crede e si investe anche da questo punto di vista, quando ci sono piloti che meritano e su cui merita puntare. Beh, ti chiedo in... Prego. Sì, no, completo il discorso, cioè Aaron Lins comunque team italiano, Cressoni, Mastronardi hanno avuto un ottimo compagno di squadra come Carlo Mailot, che se nelle monoposto magari... Di Vaio della Ferrari Driver Academy, sottolineiamo. Sì, lui nel monoposto non ha avuto grandissima fortuna e grandissimo merito. Sembra che abbia trovato la sua dimensione nel GT, almeno per quello che sono state le ottime gare che ha fatto fino ad oggi, soprattutto nel GT World Challenge. Iron Lynx che si porta a casa la seconda vittoria in meno di un mese, perché quella di Spa era arrivata con la 488 GT3, certo, gestita da loro. E con anche Nielsen, Calado e Pierguidi. Esattamente. Quindi, splittato il team, il risultato non cambia. Esatto, no, non c'era Calado. Ah, Ledogar, perdono, errore mio. Esatto. E molto molto bene appunto anche il team, che con grande pazienza è riuscito a recuperare e pian piano appunto è riuscito ad arrivare a questo podio che sulla carta forse non era annunciato, però per quelli che sono stati i valori in campo in GTAM alla fine le Ferrari bene o male sono andate forte. Sono mancate all'appello alcuni, perché dispiace dirlo, ma Cetilar, cioè, ci si aspettava di più in quanto leader del campionato, e Roberto Lacorte ha commesso un errore fatale nel suo turno di guida, che ha messo KO la 47, che poteva essere benissimo una delle macchine che lottavano per il podio, avrebbero potuto lottare per il podio, e anche per quelle che erano state le velocità viste durante le qualifiche. E sono mancate totalmente le Porsche, questo sì. Poi è vero che la 88 di Dempsey Proper Racing ha avuto un problema, la 56 del team Project One, dove correvano i nostri Cairoli e Pera, si è ritirata sabato sera, notte, durante il turno di guida di Perfetti, anche lì anzitempo. Però a quel punto lì uno si fa qualche domanda, perché comunque gli equipaggi Porsche forse non sono stati ben assemblati, va, mettiamola così. Le Mans si impara sempre qualcosa e l'Le Mans è una di quelle corse che in qualsiasi edizione ti lascia sempre dentro qualcosa, tanto da pilota quanto da spettatore. E io quindi, in conclusione di questo nostro report, ti chiedo: qual è il pilota, l'equipaggio che ti hanno colpito maggiormente? Insomma, tu a chi daresti il premio Spirit of Le Mans in questo caso? Non voglio sembrare troppo campanilista di parte, però direi che Perodo, Rover e Nielsen se lo meritano, perché comunque hanno fatto un'impresa. Non fosse altro perché l'Aston Martin 33 era più forte. Ah, tra l'altro, non abbiamo detto, ma il 33 ha avuto un problema proprio nel frangente in cui la Porsche 56 è andata a sbattere. La stessa Aston ha avuto un problema ed è dovuta tornare ai box per sistemare alcune cosine. Quindi ritornare in lista per la vittoria ha messo una bella pressione a quei tre. Veramente bravi, si sono meritatamente portati in testa al campionato, e io credo che tutti e tre, ma soprattutto se devo dire i miei piloti di Le Mans quest'anno, nelle GT ovviamente, Rovera, Nielsen e Ledogar, hanno confermato e dimostrato ancora una volta che il cavallino rampante
ha un bel futuro nella sua filiera, soprattutto in ottica hypercar. Perché ti stavo per dire, qualcuno ha detto hypercar da questo punto. Sì, no, ma non fosse altro perché comunque Antonello Coletta, che è responsabile Ferrari Corse GT, ha ribadito più volte che il progetto hypercar coinvolgerà i piloti Ferrari GT, più che i romantici che vogliono i vari Leclerc e quelli della Formula 1 sopra, che sarebbe comunque molto interessante e curioso e bello da vedere. Però devo dire che con dei piloti del genere in casa, non dargli una possibilità, secondo me sarebbe mancanza di rispetto e di meritocrazia, perché si stanno dimostrando veramente forti e meritevoli del posto più alto. Quindi ci divertiremo, secondo me, con questi ragazzi. E io personalmente voglio in chiusura mandare un grosso abbraccio a Davide Rigon, che non era al via di questa edizione della 24 ore di Le Mans, a seguito delle conseguenze del tremendo incidente di Spa-Francorchamps della 24 ore di Spa, in cui è rimasto coinvolto, e a cui va i nostri migliori auguri di pronta guarigione. Quindi Davide, in bocca al lupo, speriamo di rivederti presto al volante di una Ferrari da corsa. Assolutamente. Chiusiamo dicendo anche per completare il discorso LMP2 che ha vinto Montoya, il mitico Juan Pablo Montoya, perché ha vinto la Pro AM con Dragon Speed. Applausissimo al team che ha rimesso in sesto la Oreca, che è proprio lo stesso Montoya aveva distrutto nelle ultime prove, e sono riusciti a vincere questa nuova sottocategoria di LMP2 con Henrik Edman e Ben Hanley, e hanno battuto una concorrenza spietata, perché Racing Team Netherlands e Real Team Racing erano veramente dotati di piloti forti. Io ci tengo sempre a sottolineare che comunque in pista non vanno solo i piloti e le macchine, ma anche le squadre che le preparano, e spesso uno dice: ha vinto Pinco Pallino. Sì, però Pinco Pallino va in pista perché dietro c'è qualcuno che sistema il mezzo che ha fra le mani. E quindi a sto giro mi sento anche di dire che questa vittoria, per quanto sia in Pro AM, Dragon Speed l'ha vinta veramente, veramente lei. Conta comunque, di sicuro hanno vinto un Le Mans più di me e mi sa anche di te. Sì, io mi sono presentato con la maglietta per celebrare una 24 ore, però io ho solo questo di Le Mans in bacheca, se volete. Francesco, io non posso fare altro che ringraziarti per averci offerto questa ampia e dettagliata panoramica su quella che è la corsa più bella del mondo. Grazie mille. Grazie a te, e poi il WEC non è finito. Perché ci sono ancora le due gare in Bahrain da vivere, quindi vediamo come andrà a finire poi tutto il campionato. Le emozioni non mancheranno di certo. Amici di motorsport.com, come vi ho ricordato in apertura, vi ricordo anche in chiusura, iscrivetevi al canale attivando la campanellina che trovate qui sotto, commentate, fateci sapere voi cosa ne pensate di questa 89esima edizione della 24 ore di Le Mans, e io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao! Cosa potrebbe fare un appassionato di motorsport con 2 euro oggi? Con Motorsport Prime puoi avere nel palmo di una mano il meglio dell'informazione motoristica sportiva a 1,99€ al mese. Vivi al massimo la tua passione e accedi a tutti i contenuti esclusivi che ti abbiamo riservato. Iscriviti subito. Motorsport Prime. E sei in pole position.
Rinnovalo ogni mese o scegli il piano che fa per te. Puoi annullare quando vuoi.